Bisogna stare attenti. Allora, siamo qui con il portavoce regionale ICR Liguria. Abbiamo chiuso da poco una riunione nella quale è stato costituito il gruppo di lavoro per DCR in Liguria. I gruppi di lavoro sono divisi anche a livello professionale per gruppi aziendali e quindi settori di impresa. Abbiamo messo a punto anche un documento di iniziative da portare avanti che saranno anche la base politica del gruppo ICR in Liguria. Mirate per lo sviluppo, il finanziamento delle imprese e il rilancio dell'economia ligure, che da tempo ormai è stata abbandonata a se stessa, dopo l'alluvione e quello che c'è stato con le calamità naturali, non hanno ancora visto una partecipazione dello Stato opportuna per dare una mano alla ripartenza delle attività. Amici, io sono Giuseppe Lepore, sono il responsabile di CR di Savona, sono venuto qui a testimoniare un'esperienza di ieri, un imprenditore che si trova in gravissime difficoltà grazie all'aiuto di imprese che resistono. Domani mattina chiuderemo un accordo con Equitalia dove l'imprenditore potrà tranquillamente onorare i propri debiti con una rateazione compatibile, quindi possiamo dire tranquillamente che da imprese che resistono domani potremo vedere una bandierina imprese che risorgono, questo con l'aiuto assolutamente dell'associazione. L'associazione che grazie al nostro presidente è riuscita ad avere questo canale preferenziale, io l'ho potuto testare, ho potuto vedere effettivamente la forza persuasiva che ha avuto Equitalia centrale nei riguardi di Equitalia di Savona, la quale si è dimostrata assolutamente collaborativa, assolutamente disponibile, quindi se questo è il buongiorno diciamo che possiamo tutti sicuramente sperare che le cose sicuramente si sistemino con un'azione non violenta, ma con un'azione legale, ferma, decisa a garanzia dei nostri diritti e di quelli delle imprese che si trovano in difficoltà. Quindi tutti insieme possiamo ottenere questi risultati. Ripasso la parola al nostro... A conclusione di questo incontro posso dire che apriamo una stagione di speranza per tutta quella che è la piccola e media impresa italiana. E allo studio un incontro nazionale alla Spezia nel mese di giugno che adesso andremo a determinare, e diciamo che nel contesto nazionale è presente una realtà costruttiva, una realtà costruttiva di idee, di iniziative in pieno spirito democratico che pretende non di fare cose eccezionali ma di far applicare le leggi che già ci sono e se applicate danno soddisfazione agli italiani.